Il maltempo non dà tregua a tutto il territorio a sud della provincia di Salerno dalla scorsa notte. Si cominciano a registrare diversi disagi anche nel Vallo di Diano. A Sassano è stata chiusa in via preventiva la strada di Silla di Sassano che sovrasta il fiume Tanagro, in particolar modo il ponte che si trova a Silla di Sassano. Una chiusura preventiva poiché c'è un serio rischio esondazione. Ed intanto, spostandoci verso il Golfo di Policastro, si registrano allagamenti e numerosi disagi, in particolar modo a Sapri, in diverse zone della città, da Piazza Plebiscito a Via Kennedy, Rione Trovatella, Piazza Regina Elena e tante altre zone. Ieri la Protezione Civile regionale aveva emanato l'allerta meteo arancione. Il sindaco Gentile aveva infatti allertato il centro operativo comunale per gestire una situazione che per il momento è molto complessa, ma sembra ancora controllabile. Se però la pioggia non dovesse dare una tregua, incomincerebbe ad essere davvero molto preoccupante. Ed intanto le forti scariche elettriche di fulmini e le abbondanti piogge hanno provocato ingenti danni anche a Camerota. La maggior parte sono stati registrati alle frazioni di Licusati e Lentiscosa, dove da questa notte sono al lavoro mezzi della Protezione Civile e mezzi di ditte private. Sul posto anche il sindaco Mario Salvatore Scarpitta. Allagate abitazioni, colate di fango e detriti hanno travolto le automobili. Per fortuna non si registrano danni alle persone e diverse strade sono state interdette al traffico. A Lentiscosa il maltempo ha mandato fuori uso l'impianto semaforico al centro del paese, mentre la tempesta di fulmini ha creato danni alle linee elettriche e telefoniche. Molte case infatti sono rimaste senza corrente elettrica.